L'aria entra nella fossa nasale della narice, passa tra il turbinato inferiore e il turbinato medio e arriva al rinofaringe. Quindi è evidente che un aumento di dimensione della mucosa del turbinato medio e del turbinato inferiore possa determinare una grave ostruzione nasale. Quindi, questi interventi serviranno a ridurre la dimensione dei turbinati, cioè riportarli praticamente a una dimensione fisiologica normale, naturale per il paziente. Si definisce devascolarizzazione l'intervento perché la fibra laser che lavora al di sotto della mucosa elimina la parte vascolare della mucosa del turbinato, quindi lo sgonfia senza determinare alcun danno sulla mucosa. È un intervento mini-invasivo. I disagi per il paziente sono assolutamente minimi, si fa in anestesia locale con sedazione, è indolore, i pazienti rimangono in struttura soltanto 3 ore. E vanno a casa senza i tamponi nasali. Si posiziona all'interno della fossa nasale una falda di cotone imbevuto con anestesia. Non si fanno punture all'interno del naso, quindi è una metodica assolutamente priva di dolore. Dopo 6-7 minuti si rimuovono le due medicazioni con l'anestetico e si avvicina la fibra laser alla zona da trattare, sotto controllo endoscopico. Si appoggia la fibra laser, in questo caso alla testa del turbinato. Si procede con un tragitto sottomucoso e si irradia la zona. Questo tipo di tecnica ci consente di ridurre notevolmente le dimensioni del turbinato. Può essere trattato sia il turbinato inferiore che il turbinato medio. Le zone ridotte si vedono adesso nella parte colorata in rosso.